su di lui nasca un odio, su di lui nasca qualche cosa su cui dibattere e quindi abbatterlo mediaticamente. Costoro sono anche poco avveduti, perché la storia di questi 15 anni dimostra che Berlusconi, più lo si attacca da questo punto di vista, più esce bene. Perché quando dopo un certo periodo di tempo si scopre che alla fine le cose che dicevano su di lui erano assolutamente false, inesistenti, beh, sai, il cittadino, arrivato poi a un certo punto, dice: ma c'è qualcosa che non va. Non solo. Noi dobbiamo essere convinti che il prestigio che l'Italia ha in questo momento deriva sicuramente dalle scelte politiche che il nostro Premier fa. E quando se ne va a parlare con i grandi del mondo, non è che casualmente se li riesce a conquistare, non è che se li conquista perché gli va a raccontare le barzellette. Forse questo può essere i primi 15 secondi, perché per far nascere un clima di simpatia. Ma poi se li conquista perché ha una capacità politica che è indiscussa. Noi siamo ritornati oggi a essere il paese più prestigioso all'interno del G20. Quando Tremonti parla nei grandi dei 20, tra i 20 più grandi del mondo, e parla, tutti gli altri stanno in un silenzio assoluto, perché sanno che lì c'è la linea politica economica del paese che meglio di ogni altro sta affrontando la crisi. Attenzione, non voglio dire che stiamo bene. Quindi non mi fare una controdomanda dicendo: ma che vuol dire che stiamo bene? Assolutamente. Che vuol dire che stiamo bene? Noi stiamo vivendo un momento di grande disagio, però rispetto a una crisi mondiale, il paese che sta uscendo meglio, il paese che meglio di ogni altro ha dato le risposte, quello che più di ogni altro sta cercando di avere delle risposte di un certo tipo, è senz'altro l'Italia. Gli altri paesi del mondo ci stanno imitando. Perché cito questo, per ritornare a Berlusconi? Perché non siamo in presenza di un soggetto che acquisisce la sua simpatia perché è un magnetizzatore di coscienze, perché ha i suoi doni, ha i suoi carismi, ma ha anche una capacità politica che è fuori dal normale. Siamo arrivati quasi in fondo a quello che è il tempo che abbiamo a disposizione, ne chiediamo altro alla regia, perché era quasi inevitabile che parlando di Berlusconi, ma credo che sia servito assolutamente, insomma, sì. Per chiarire alcuni concetti. D'altronde questa intervista di fine anno è sempre stata svolta all'insegna dell'onestà e della chiarezza, onestà intellettuale naturalmente. Ma io penso anche le altre, no? No, dico tutte quelle che abbiamo fatto qui alla fine dell'anno. Però chiudiamo qua, magari insomma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci rivedremo per continuare a parlare di questi argomenti che sono sicuramente molto interessanti. Un paio di battute però dobbiamo farle anche su altre questioni, su due. Una, la politica regionale, la spaccatura all'interno del PDL e poi anche sull'amministrazione comunale di Caltanissetta. Si è insediata da alcuni mesi, insomma un po' anche quello che è il suo giudizio, che penso sia positivo sull'attività di Campisi. Quale delle due domande devo fare prima? Quale preferisci? Partiamo da Campisi. Partiamo da Campisi. Partiamo da Campisi e dico che noi siamo in presenza di un soggetto politico, mi piace chiamarlo così, che comincia a fare politica soltanto da qualche mese, però che è l'espressione più pura della società civile, cioè quel ceto produttivo commercialista che sta a contatto con le imprese, sta in mezzo alla gente, vive la sua vita sociale in maniera assolutamente dinamica, ma nello stesso tempo rispetta e vive la sua vita familiare come pochi, che a un certo punto diventa anche, per scelta della città abbondante, 55% dei consensi, il primo cittadino qui a Caltanissetta. Già questo deve fare capire che non siamo in presenza di un soggetto che è un marpione della politica, non è un soggetto che è abituato ai duri colpi della politica, ai colpi bassi della politica. Io mi ritrovo molto in Michele Campisi, come mi sono ritrovato molto in Raimondo Torregrossa, come mi sono ritrovato molto in Giuseppe Di Forti, cioè persone che fino al giorno prima, io ero così, io non dimentico che quando cominciai a fare politica ormai 13 anni fa, fino al giorno prima non avevo mai fatto nemmeno un giorno di politica. Poi dal giorno successivo ci siamo catapultati con amore, con passione, con spirito e abnegazione, con senso di servizio, e abbiamo cominciato ad apprendere anche quelli che sono le dure realtà della politica. Quindi oggi mi ritrovo in Campisi e vedo me 13 anni fa e dico che non sta lavorando bene, molto di più, perché è indubbio che si sta ereditando una situazione catastrofica. Io lo ricordo sempre, per evitare che poi coloro che hanno amministrato fino a 6 mesi fa vengano a dire che qui ci sono delle responsabilità. Ma fino a 6 mesi fa la nostra provincia era l'ultima provincia d'Italia.
ed era l'ultima provincia d'Italia, perché ovviamente la nostra città, il capoluogo, è il comune di Gela, tutti e due certamente non amministrati dal centrodestra, come d'altronde gli altri 20 comuni su 23 di questa provincia, che questo era un record che avevamo, su 23 amministrazioni, 20 amministrate dal centrosinistra, ma in particolare le due più grosse avevano dei deficit strutturali clamorosi. Io ricordo a tutti che Campisi eredita 12 milioni di euro di debiti nei confronti del lato. Cioè noi abbiamo un comune che in deficit strutturale, si usa dire, cioè un comune che è lì pronto al fallimento, esattamente come la Grecia che è fallita in questi giorni, così come la Spagna che sta fallendo in questi mesi, almeno così si dice, e a livello di nazioni, così Caltanissetta rischia la stessa cosa. E io sono convinto però che al contrario della Grecia e della Spagna, con tutte le debite proporzioni, qui abbiamo avuto la possibilità, perché il popolo ci ha dato fiducia, di mettere una persona che ha delle competenze tecniche non indifferenti. Le competenze tecniche sommate alla sua saggezza di uomo e al suo entusiasmo di cittadino, e devo dire anche alla sua esperienza che giorno dopo giorno sta acquisendo a livello politico, sono convinto che darà dei risultati. Io mi permetto in questo momento di ricordare qualche risultato che certamente non poteva esserci prima, perché prima c'erano i dati che noi conosciamo bene e che oggi pian piano cominciano a essere elemento anche di valutazione, di discussione e anche di superamento. Certo, gli avversari cosa stanno dicendo in questo momento? Ah, ha risolto questo problema, ma rimane ancora quest'altro ancora. Certo, perché ci hanno lasciato il vuoto assoluto, ci hanno lasciato la disperazione, ci hanno lasciato delle difficoltà enormi che ovviamente non potranno essere colmate nell'arco di qualche giorno. Che sia chiaro, ci vorranno anni. Però un conto è fare il passo indietro rispetto al baratro e ogni giorno arretrare rispetto al rischio di cadervi dentro, un conto è invece continuare ad andare avanti come probabilmente succedeva prima e come continuano tutt'oggi a fare o a volere i consiglieri comunali che invece gridano e che sono appartenenti a quello schieramento politico. Io ritengo che ci siano dei meriti assoluti per quanto riguarda la vicenda della frana. Michele Campisi e i suoi tecnici si sono assunti delle responsabilità, tenete conto che la burocrazia in maniera ignobile, come è una caratteristica dei nostri tempi, ha avuto delle perdite di tempo clamorose, il genio civile di Caltanissetta per firmare una carta, non so quanto tempo ha impiegato, per firmare un documento, quindi un'amministrazione che non ha niente a che vedere col comune, ma che sicuramente aveva il ruolo di firma. Ebbene, le pressioni di Campisi, le sue notevoli capacità anche di convincimento, il suo spirito di abnegazione, avere anche raschiato dei fondi importanti di bilancio e di averli tolto in altri settori e averli portati in capo a questo settore essenziale, ha fatto sì che oggi i cittadini via Eber, di via Mario Gori, sono già ritornati, perché abbiamo fatto proprio davanti alle telecamere, l'abbiamo celebrato qualche giorno fa, e soprattutto è stato presentato il progetto del consolidamento della collina Sant'Anna, che è un progetto clamoroso perché è parecchi milioni di euro e che ovviamente consentirà di tenere in sicurezza questa collina e che ovviamente a quel punto, nel momento stesso in cui con le palafitte sarà consolidato, non dovrebbe esserci più rischio frana, perché ricordiamoci sempre che la Sicilia vive i disagi di una scelta ambientalistica e una scelta urbanistica sbagliata e clamorosa che è stata realizzata negli anni passati. Ieri c'è stata la frana di Sciacca, a Messina c'è stata soltanto 3 mesi fa la frana che ha causato tutto quello che sappiamo in termini di morti e di disperazione. Caltanissetta ha sfiorato il dramma e dobbiamo augurarci che in questi tempi la pioggia sia giusta, cioè né troppo poca perché poi alla fine rischiamo la siccità, ma nemmeno troppa perché se rischiamo la frana, perché noi ovviamente dobbiamo augurarci che tutta l'operazione che già Michele Campisi ha intrapreso si realizzi. Questo è il rischio.